in collaborazione con Marco, sportoutdoorviaggi.it, Hosis Technology, Campionato italiano offshore, terza prova, prosegue la galoppata trionfale di Bacchi, Andrea e Lorenzo. È bella questa inquadratura con Mario Di Cosma e Roberto Loppiano all'interno dell'imbarcazione, una grande produzione televisiva, un plauso a On Sport Live, Pino Putignani, Alberto Rigotti e Lino Dossi e a tutto il team per il grande spiegamento di mezzi televisivi, elicottero, imbarcazione a terra, telecamere on board, che poi andremo a vedere, che ci sono anche delle immagini spettacolari di un piccolo contatto che c'è stato nelle varie categorie, nelle categorie inferiori. E questo è il D7, l'imbarcazione di François Pinelli e Mattia Bacellini con Caterina Croce, un nuovo team. Caterina che tra l'altro ha svolto le prove della mattina, quindi Caterina non partecipa alla gara ma ha un ruolo sicuramente importante nel team, perché anche a lei è affidato il compito poi di decidere quelle che possono essere le eliche e provare la barca in mare. Prosegue la grande tradizione veneta, in effetti c'è la grande tradizione campana, come abbiamo detto, con la famiglia Testa, la grande tradizione toscana con Viareggio, la tradizione ligure, la tradizione diciamo comasca sul lago di amici lariani, e poi soprattutto anche dico sempre Bacchi domina nell'offshore, ma sono di Boretto Po sul fiume Po, quindi diciamo veramente una disciplina diciamo multiterritoriale. Sì, noi ci auguriamo che lo diventi sempre di più, perché l'Italia è circondata dal mare, quindi potenzialmente tutte le regioni e tutte le città possono offrire al campionato nuovi piloti che, come dicevamo prima, possono avvicinarsi a questa disciplina con dei costi assolutamente abbordabili. Tu segui il mondo delle auto perché sei un team manager importante, gestisci dei team, gestisci dei piloti, sai i costi delle varie discipline. Non sono assolutamente paragonabili, non mi piace mai parlare di costi, però vi posso garantire che fare la motonautica allora, se si è under 18 non costa niente, perché la Federazione Italiana Motonautica, capitanata dall'avvocato Iaconianni, ha messo a punto un sistema che permette ai ragazzini di correre praticamente gratuitamente. L'oltre comunque è sempre comunque una spesa assolutamente non paragonabile nemmeno a quella del karting, quindi voglio dire, invito tutti gli appassionati a informarsi, perché ci sono possibilità per divertirsi senza spendere assolutamente dei patrimoni e fare dei bellissimi weekend come questo di appunto di Marina di Ragusa, come è stato quello di Cariati, come è stato quello di San Felice Circeo, come sarà quello di Como domenica 10 di novembre. Possiamo già parlare del 2020 e guardate quanto pubblico, perché lo spettacolo in acqua, che vediamo appunto le barche che stanno girando davanti a Marina di Ragusa, ma lo spettacolo è visto molto vicino con i binocoli, con i telefonini, abbiamo visto tanto pubblico con la giornata di sole che fa le riprese. Beh, appunto qui, nonostante avessimo anticipato la gara importante di un giorno, abbiamo avuto tantissime telefonate, tantissime mail, messaggi proprio perché volevano essere informati sulle condizioni meteo, e appunto anche anticipando la gara di un giorno c'è stata veramente una cornice di pubblico imponente, quindi è veramente motivo di soddisfazione, di orgoglio, e questa è la cosa bella, che ci farebbe veramente voglia di tornare a fare un'altra gara qui in Sicilia. Poi mi dici il 2020, ma due parole per il D3, l'imbarcazione di Diego Cardazzo, che pensate, lui a Venezia è il pilota, lui che vive la nautica, è un pilota del 118 a Venezia, come c'è il 118 in Italia, diciamo l'ambulanza che gira in macchina, lui fa il 118, diciamo se tu uno sta male a Venezia, come chiama l'ambulanza? Chiama l'idroambulanza. Esatto, e se qualcuno sta poco bene, poi gli dice sì, io guido gli offshore, magari questo proprio sviene di colpo. Sviene di tutto, oppure sono sicuro che mi porta. No, Diego ha una grandissima passione, si sta impegnando molto per esserci, e ecco, questo è quello che dicevi prima. Qui infatti c'è stato un incidente, poi torneremo a parlare di Diego magari più tardi, e appunto che è stato l'amico Denis Carpi, anche lui veneziano, che è stato sbalzato fuori, ha preso un'onda un po' troppo forte evidentemente e si è fatto il bagnetto, non ha potuto farlo in costume da bagno ed evidentemente ha pensato bene di c'è andare in acqua. C'è stato un contatto, eccolo che qua. Vediamo, avete visto Simone Balducci con l'F9, queste sono due imbarcazioni, siamo sulla
F6 sull'onboard, sulla telecamera, sul casco di Danny Scarpi, che si sta avvicinando in boa. Ma c'è un'imbarcazione sulla sinistra, chiaramente, che si stanno avvicinando, e ora vediamo cosa sta succedendo. Riesce un'ondata provocata forse, ecco, questo è il momento, vedete, 1, 2, mamma che salti, 3, ed ecco ora arriva, diciamo, il bagno in acqua, perché sta volando e questo è il momento dell'acqua. Le onde fatte dall'imbarcazione diciamo che precedevano Danny Scarpi cade in acqua, subito i soccorsi, la Bergamo Sub, a questo punto bandiera rossa, gara sospesa. Sì, il direttore di gara ha pensato di non far ripartire giustamente la gara perché comunque le condizioni del mare andavano a peggiorare. Quindi gara finita, nella categoria pro vince Diego Testa davanti a Mario Cosma, terzo Balducci, quarto Andaloro, fuori Danny Scarp e Simone Baldassarri, che ha avuto un problema tecnico, si era dovuto ritirare. Nella onda chiaramente vince Mario Cosma, un piacevole, una grande vittoria per l'amico Mario, poi Simone Balducci secondo, terzo Andaloro. Per quanto riguarda la 3D vince il Gas Beton, nettamente World Cup per lui, è campionato italiano, è leader della classifica con diciamo con 3 punti. Nella Sport la vittoria va a Cristian Cesati davanti a Mazzucottelli, fuori Rosario Longo, e qui decisiva sarà la gara di Como, perché Cristian Cesati al comando con 1100 punti può dire ancora la sua, diciamo Mazzucottelli con 750, Longo con sì, 700 punti. Rosario ha avuto un problema tecnico, si è rotto un piede praticamente della barca e si è dovuto ritirare. Nella Offshore vittoria Gas Beton in i 5 giri 9.34 a 121 km orari di media davanti a World Composite dell'equipaggio François e Pinelli e Mathieu Bacellini, terzo Marco di Mario Di Cosmo e Roberto Loppiano per Bacchi, Andrea e Lorenzo per loro World Cup. Guardate che marina, guardate che splendida marina. È stata la nostra casa per una settimana, la marina di Ragusa, e vogliamo veramente ringraziare tutto lo staff, da Pietro Carnemolla a Giulio e ovviamente a tutto lo staff dirigenziale. Ci hanno veramente accolti benissimo, non ci hanno fatto mancare nulla, né a noi organizzatori né ai piloti, ed è una marina veramente eccezionale, super moderna. Non credevamo di trovare una struttura del genere qui. Abbiamo detto in apertura, nel cuore del Mediterraneo, quando si parla di Italia al centro del Mediterraneo, sicuramente meglio di Marina di Ragusa non ci sono località. Qui a poche miglia c'è Malta, c'è la Grecia, ci sono le isole Egadi, Pantelleria, Lampedusa, c'è la costa diciamo africana. Qui veramente è un paradiso per chi ama la nautica. È una marina di questo livello, sicuramente fa bene alla nautica, nautica che sta vivendo un buon momento, tanti saloni. Dopo Genova c'è il salone di Venezia, quest'anno, l'anno prossimo in calendario i primi di giugno, quello di Viareggio a fine maggio, c'è il Sea Future alla Spezia dal 23 al 27 di giugno. La nautica che dopo gli anni bui del 2008 e 2009 sta ritornando a salire grazie anche a queste gare e competizioni. Abbiamo visto l'impegno di Honda, abbiamo visto l'impegno del cantiere Albatro, di tanti cantieri che si avvicinano alla nautica, alla motonautica, per promuovere i propri mezzi, i propri motori, i propri scafi. Proprio Cristian Cesati e il papà Simone, grazie alle gare, hanno venduto numerose imbarcazioni, e questo ci fa piacere. Un invito a altri costruttori di imbarcazioni, l'Italia è leader nel mondo della nautica, a presenziare a questo. Un grazie, hai parlato proprio del sindaco, lo vediamo, e all'assessore, il sindaco Cassì e l'assessore Barone, che erano in prima fila nell'organizzazione. Questo è il movimento della premiazione, sì, un ringraziamento va sicuramente a loro due. A loro due, che hanno fatto veramente tantissimo come amministrazione comunale, qui inquadrato Peppe Iacono, come dicevamo prima, ma soprattutto c'è stato un lavoro veramente grande svolto con i carabinieri, con la polizia, la questura, la prefettura, la guardia costiera e la protezione civile. È stato veramente un lavoro orchestrato perfettamente dall'amministrazione comunale e ne siamo veramente contenti. Champagnata finale, avete visto anche Maurizio Schepici, al nostro Luca Zerbini, assieme al comandante dei carabinieri. Questo è il podio della categoria offshore, Lorenzo e Andrea Bacchi con la loro vittoria nella loro classe, e questa è la vittoria nella categoria della endurance, nella categoria sport, con la vittoria di Luca Bruatti e Cristian Cesati. Luca Bruatti che poi sarà protagonista a Como, perché il papà detiene il record della 100 miglia. Questa è la categoria pro, con la famiglia Testa che ha dominato. E ora, dopo il podio, questo è il podio della categoria Honda con Balducci e gli altri
ragazzi presenti. Felici e contenti i protagonisti di questa terza prova del campionato italiano offshore. All'inizio di questa puntata abbiamo visto una bellissima cartolina preparati dalla nostra regia sulla bellezza di Marina di Ragusa, ma ora andiamo proprio a Ragusa, soprattutto nel famoso quartiere Ibla, teatro della sede del commissario Montalbano, e capiamo perché Ragusa è così bella, è così protagonista nel mondo del turismo. Ragusa viene distrutta in un terremoto del 1693 e completamente ricostruita. La parte nobiliare decide di ricostruire qui a Ragusa Ibla la parte vecchia della città, mentre la parte più imprenditoriale, la parte agricola, decide di costruire sopra la collina alta, Ragusa Superiore. Da qui nascono anche, la cosa bella, due santi patroni. Ragusa Ibla ha San Giorgio, Ragusa Superiore invece ha San Giovanni, e da qui nasce una rivalità storica ancora fra le due chiese, che negli anni continua ancora con goliardia a continuare con questi piccoli screzi che ci sono nel territorio. La parte bella che qua vediamo dietro di me è la chiesa di San Giorgio. San Giorgio, ripeto, la parte nobiliare, dove pensate che lo vedremo girando per Ibla, ancora c'è un circolo di conversazione dei nobili. Un circolo dove potevano entrare fino a poco tempo fa i nobili, ma soprattutto non potevano ancora entrare anche le donne. Ragusa Ibla ha e vive molto di turismo, dobbiamo ringraziare molto anche Montalbano, vedete questi luoghi, li potete trovare e riconoscere per la grande produzione dei film delle sequel di Montalbano, dove tutti i turisti che vengono a visitarci a Ragusa, ben il 70% chiede di conoscere i luoghi di Montalbano. Abbiamo tantissimi turisti che vengono dalla regione Veneto, dalla Lombardia, dalla Campania, ma quest'anno devo dire che tanti turisti che vengono anche dall'Australia ci chiedono del tour di Montalbano e noi siamo ben lieti di accoglierli. Si è conclusa la nostra pillola su Ragusa, per dirvi un in bocca al lupo a tutti e ci rivediamo se possibile l'anno prossimo. Ritorniamo a Ria di Ragusa, l'appuntamento ritorna domenica 10 di novembre per la mitica 100 miglia dell'Ario, 70esima edizione, una gara di motonautica che si corre ininterrottamente, pensate, dal lontano 1949, e chiudiamo con questo meraviglioso tramonto. Stupendo, consiglio veramente a tutti di venire qui perché il posto è veramente fantastico. Ringrazio ancora una volta te Floriano, perché come al solito sei un grandissimo della telecronaca, è una memoria storica praticamente irripetibile sulla motonautica. E quindi non ci resta che salutare, forse. Salutare e seguiteci sui nostri canali social, Campionato Italiano Offshore, sul sito della federazione, su sportdoor.tv, on Sport Live, tutto insomma, tutto ciò che parla di motonautica ci fa solo che piacere. E l'appuntamento al 2020, torneremo con Marina di Ragusa. Se ci vogliono, noi ci torniamo volentieri. Anch'io, firmo anch'io la richiesta per tornare in questa bellissima località. Grazie a voi che ci avete seguito. L'appuntamento quindi domenica 10 di novembre a Como per la quarta ed ultima prova della stagione 2019 del Campionato Italiano Offshore. Ciao a tutti. Ciao e grazie a tutti. Toyo, adrenaline addicted. GFN Gibellato. Sportoutdoorviaggi.it. L'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Liguria e della Sardegna.
con sportoutdoorviaggi.it. Marco, leader mondiale nella produzione di pompe elettroniche ed avvisatori acustici. Con sportoutdoorviaggi.it, Hosys Technology, GFN Gibellato.